Durante la giornata di ieri, Tony F si è ritrovato coinvolto in un incidente non da poco. Dato che, essendo con Wanted Cars, che ormai vabbè, da sempre più consiglia ai personaggi famosi riguardo automobili e comunque tutto quel mondo lì in generale, l'autovettura con cui Tony ha fatto un incidente era un Land Rover. Ma con Wanted di mezzo sappiamo tutti quanti che non è un Land Rover normale. Dato che infatti stiamo parlando di un Land Rover Velar SVR Autobiography da ben 550 cavalli e dal prezzo di, udite udite, 150.000 euro. Tony sembrerebbe aver preso a piena velocità un palo inclinato presente sulle strade romane, che il comune non ha mai tolto, comunque non ci ha mai pensato, e dopo questo hit la macchina si è completamente rotta sulla fiancata di destra. Il danno, beh, è abbastanza alto visto il costo dell'autovettura. Stiamo a vedere come risolveranno. Nel frattempo vi lascio le stories, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio. Le reazioni dei vostri rapper preferiti sui vostri attrezzi preferiti. Niente, sono da subito tutto a posto, raga. Ma te lo mettiamo un massaggino o no? Mamma mia, questo me lo stava a fare sto globo. Oh cazzo. Ma mo com'è tutto? Devi girarla su S. Poi aspetta, fermo, veicolo. Ma i scarichi che dici, li accendi o no? Casco che fai, lo metti? Bravo, bravo, già hai capito il casco subito. Lo sapevi, eh? Casco subito. Casco subito, poi questa è la modalità più pestifera. Come si mette il casco? Perché devi attivare questa modalità qua. E ora te lo fa mettere, vai, mettilo, messo. È entrato, il casco una volta è nato. Il casco, aspetta. Tettucci aperti. Com'è? Comunque ragazzi, può succedere di prendere un paletto da fermo. Non è che... succede, che dobbiamo fare? Adesso ci dobbiamo fasciare la testa, mo per un paletto, che dobbiamo fare? Comunque voglio dire una cosa al comune di Roma. Questo fottuto paletto del cazzo sporgeva così dalla strada. L'hanno già preso 2-3 volte, nessuno ha ancora levato. Poi è arrivato il buon Tony F che l'ha proprio spaccato tutto. Fate qualcosa, cazzo. Comunque vorrei che Wanted Cars mi facesse da autista quando sono a Roma, perché è normale che il Tony F, regà, pia il paletto. 1, 2, 3, la quarta parte è Tony F Pierpaletto, c'è scritto, non è che c'è tanto da capire, quindi non devi dare questi inconvenienti.